sicuramente è quello di implementare la PAC su quelli che sono quei settori, soprattutto nell'ambito zootecnico, che storicamente ne sono stati esclusi. Penso al comparto suinicolo, penso al settore avicolo, ovviamente sempre con la condizione che le risorse dell'ambito agricolo vadano alle imprese agricole e non a soggetti terzi. Altra questione ovviamente è che il nostro paese si deve preparare senza trascurare il fatto che la discussione è già aperta a livello comunitario, quindi l'importanza di fare nuove sinergie con altri stati membri diventa centrale nel far prevalere un'agricoltura, quella del sud Europa, rispetto a un'agricoltura di immagine, di cartolina, quella del nord Europa. Se saremo in grado di fare questo, comunque al di là della riduzione delle risorse avremo la possibilità di dare risposte concrete alle imprese agricole. Diversamente, se la cosa dovesse essere sottovalutata dal nostro livello politico e quindi pensare di arrivare all'ultimo secondo a fare le trattative, soprattutto gli accordi con gli altri stati membri, allora rischieremo parecchio di avere un'ulteriore riduzione rispetto all'ultima programmazione.